Lesioni evidenti e abitazioni inagibili. Il tecnico incaricato dai privati ha confermato la valutazione dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco sulla palazzina di via Monte Amiata, Borgo Santa Maria, quartiere periferico di Pesaro. L'ordinanza comunale per lo sgombero delle 7 famiglie che abitano nello stabile è stata così confermata ed è diventata esecutiva. Il sindaco Andrea Biancani, nel secondo sopralluogo, ha comunicato alle famiglie la decisione. Non ci sono le condizioni per rimuovere questa ordinanza che ho fatto ieri sera e quindi purtroppo devo ribadire che per i condomini gli abitanti non potranno entrare in casa neppure questa sera. Quando dico questa sera almeno non potranno entrare fino a circa il 10 di settembre, quindi tutto il mese di agosto e non solo, perché l'ingegnere ha previsto di fare tutta una serie di verifiche, un monitoraggio per verificare quella che è la quantità del movimento che è in atto. Quindi nel frattempo però l'ingegnere presenterà il progetto entro questa settimana ai condomini. Io mi auguro che la prossima settimana i condomini approvino il progetto in assemblea condominiale per poi andare a presentare il progetto al Genio Civile e ovviamente in comune. I 7 nuclei familiari con 23 persone potranno dormire fino a quando non sarà loro consentito di rientrare in casa nella palestra di Borgo Santa Maria, allestita dalla Protezione Civile. I residenti hanno accettato l'ordinanza di sgombero, più che altro come hanno reagito e se hanno già dato indicazione che andranno nella palestra. Ho ribadito alle famiglie che se decidono di non utilizzare lo spazio che noi gli abbiamo messo a disposizione, di farcelo sapere, perché comunque ricordo che ieri sera, ma anche oggi perché è stato spostato il posto, i volontari di Protezione Civile sono sempre veramente sono fantastici, perché in qualche decina di minuti hanno allestito quello che dovevano allestire, però mi sconsiglierebbe farli stare tutto agosto a tenere aperto uno spazio quando nessuno lo utilizza perché trova altre soluzioni. Ma niente, è successo che la notte si è sentito un gran botte. Ma botte, abbiamo pensato cosa c'è, non so. E quando si è svegliato la mia nuora che dorme in questa, era aperto il muro più da prima, perché prima la crepa era allargata e siamo disperati, perché non è che la prima volta siamo lamentati da amministratore, addirittura abbiamo preso un avvocato.